Hello, Enzo. Buongiorno, Ran. You are a philosophical practitioner, but also a teacher, a high school teacher of philosophy. Esatto, così, sì. And you belong to the SICOF organization of philosophical practice, sì. Here in Torino. Sì. And you also teach at the formation courses of SICOF. Sì, è questo. È così, è così. Since you practice all kinds of philosophy, individual and with your classes, what do you think is the power of philosophy? How can it make a difference to people's life? La forza, il potere delle idee è enorme. Noi siamo abituati a pensare che le idee sono qualcosa di molto lontano dalla nostra esperienza quotidiana, dall'esperienza di vita di tutti i giorni. In realtà le idee vivono dentro la nostra esperienza, vivono dentro la rete dei nostri rapporti, vivono nei nostri comportamenti, vivono ovunque. Diciamo che noi non siamo molto spesso consapevoli di quanto le idee siano dentro di noi, di quanto muovano le nostre decisioni, ma il fatto che noi si sia più o meno consapevoli di questo non toglie il fatto che la forza delle idee sia enorme. Un esempio banalissimo, okay. Se io mi fermo a un semaforo rosso e decido di non passare e di rispettare questa norma basilare, essenziale, in qualche modo, anche se non ci penso, anche se non ci rifletto, io già sto in qualche modo sto assumendo una decisione. Già ho dentro di me un giudizio, do un giudizio e assumo un criterio. Ora, il fatto che poi questo criterio non mi sia del tutto chiaro, il fatto che io non sia consapevole, questo non toglie assolutamente nulla alla forza del principio che in quel momento io sto seguendo. Quindi le idee sono dentro di noi in un certo senso, vivono nella nostra carne, direi quasi, sono incorporate nella nostra vita. Il fatto che noi non sempre siamo consapevoli di queste idee non vuol dire necessariamente che siano, come si dice, inconsce. Sono semplicemente, come dire, nascoste, sono sotto traccia, sono sotto la superficie, ma noi possiamo, con uno sforzo del nostro intelletto, e non solo del nostro intelletto, anche della nostra volontà, possiamo riportarle in superficie. And in philosophical practice, do you use this force of ideas? Sì, sempre. Can you give an example or describe how you do it? Sì, direi anche questo come piccola premessa, cioè che bisogna anche cercare di catturare la presenza delle idee nel nostro interlocutore, non nella persona con cui parliamo, perché le idee hanno poi tutto un versante anche emotivo, le idee trascinano con sé emozioni, e quando parlo con il mio interlocutore, con il mio consultante, diciamo, è brutta la parola cliente, no? Perché dà l'idea comunque di un rapporto economico. In realtà, al di là del rapporto economico, c'è sempre un rapporto umano. Prima di tutto c'è un rapporto umano, una relazione in qualche modo. Diciamo il mio consultante, ecco, cerco prima di tutto di captare quali siano le idee che sono più cariche anche dal punto di vista emotivo. Noi lo percepiamo questo, lo percepiamo dalla gestualità, lo percepiamo dallo sguardo, lo percepiamo dalle pause, dai silenzi qualche volta che accompagnano le parole con le quali scambiamo delle idee. E nel momento in cui percepisco questa potenza, questa forza nascosta anche delle idee, incomincio con il mio interlocutore a parlare di questo, a, come dire, circoscrivere questo campo, cercando di, come dire, di sospendere il mio giudizio, di fare, come si dice in filosofia, perché questo è un elemento tipicamente filosofico, e la parola è significativa, di fare poché, no? Di sospendere. La cosa essenziale è lasciare prima di tutto, secondo me, che le idee emergano anche lentamente. Talvolta i tempi sono
non sono mai prestabiliti. Can you give a specific example, maybe with a student of yours in high school, or with a person in the formation course, or maybe with a counselee? Sì, potrei, in questo momento mi viene in mente una giovane, una ragazza intorno ai 18-19 anni, una ragazza molto vivace, molto intelligente, una ragazza che attraversava un periodo fondamentale della sua vita. Intorno ai 18-19 anni un ragazzo deve scegliere tante cose, no? È una fase di grande trasformazione. Per esempio deve scegliere la propria facoltà universitaria. È una cosa abbastanza comune, si finiscono le scuole, le scuole liceo, quello che uno ha deciso di fare, e poi a quel punto si deve decidere quale scelta universitaria. Questa ragazza però si era presentata a me con questa apparente domanda, ma con tante altre domande che in realtà circondavano questa domanda. Allora, aveva pian piano, lasciandola parlare, lasciando che intorno a questa domanda si costruisse un contesto, proprio un tessuto di altri vissuti e di altre idee, erano emerse tante altre cose. Erano emerse, per esempio, la difficoltà di costruire un rapporto affettivo, per esempio, con un suo fidanzato, o anche le difficoltà di rapporto con suo fratello. Ora, era come se io mi trovassi di fronte a diversi insiemi, a diversi sistemi e a diverse concezioni. Lei aveva una certa concezione dei rapporti con suo fratello, aveva una serie di concezioni dei rapporti che si possono avere o che si possono vivere con questo suo fidanzato, e poi aveva questo problema iniziale della scelta universitaria. Dietro ognuno di questi problemi in realtà c'erano delle visioni, c'erano dei principi, dei giudizi che lei dava intorno alla vita, intorno al lavoro, intorno all'amore, ad esempio, no? E questi diversi sistemi, come spesso accade, non erano del tutto coerenti apparentemente, erano in contrasto fra di loro, erano principi e teorie implicite, come dicevo prima, delle idee implicite, che qualche volta si scontravano tra di loro, c'erano come delle zone di incoerenza in qualche modo, e questo la faceva anche peraltro stare male, ma considerando anche che oltretutto lei era in una fase molto trasformativa della sua vita, come spesso sono i ragazzi, cioè abbandonava vecchie visioni del mondo che le erano state trasmesse dai suoi genitori, come è normale che sia all'interno di un gruppo familiare, e però doveva incominciare a acquisire le sue concezioni e la sua visione del mondo. E questo, ecco, per me è stato, come dire, il lavoro prima di tutto è stato quello di far emergere queste diverse teorie implicite, queste diverse concezioni, e di vedere insieme a lei se queste teorie fossero coerenti. So, according to the process that you are describing, the development, the transition is from a worldview that is not very consistent, that is not really mine, to a worldview that is more authentic, more really me. Credo che la parola giusta sia proprio questa, cioè autenticità. È una parola forte in filosofia, una parola fondamentale, no? Che vuol dire mio, cioè io sono dentro questa mia scelta, questa è la mia concezione delle cose, questa è la mia visione del mondo, questo che è ciò che io scelgo per me. Poi non ha nessuna importanza che sia più o meno originale, ma è mio, no? L'originalità è una cosa che non andiamo a cercare. La storia della filosofia da questo punto di vista ci presenta costantemente teorie, principi, concezioni che noi possiamo usare, possiamo presentare, possiamo utilizzare insieme al nostro consultante, ma la cosa importante è che lui riconosca come sue queste e sia in grado anche di valutarle. E una cosa che per esempio in questo caso era stata molto importante per lei, come è spesso per i giovani, ma non solo per i giovani, era stato il problema poi dei rapporti affettivi, dell'amore, diciamo, no? E nel processo io a un certo punto avevo proposto, come talvolta si fa, a
volte si possono proporre dei brani di qualche filosofo, si possono proporre dei film, perché no, si possono proporre dei brani letterari, delle poesie, anche dei quadri, delle immagini. Le avevo proposto una, per riprendere la nobile storia della filosofia, ma riportarla dentro la carne della vita, della sua vita e del suo proprio, l'avevo riproposto quel grande mito che è il mito degli androgeni nel simposio di Platone, un mito meraviglioso, però un mito anche molto ricco, molto articolato, sul quale si può, come dire, si possono dare molte interpretazioni, moltissime interpretazioni, e le avevo proposto per, come riflessione. Lei l'aveva letto e poi avevamo discusso insieme di questo ed era venuto fuori man mano quello che poteva essere la sua concezione, la sua teoria dell'amore. Questo tra l'altro le era molto servito per confrontarlo con quello che lei in realtà stava facendo realmente, cioè quello che era il suo comportamento reale, ed era stato molto, come dire, per lei chiarificatore, perché si era accorta di una incoerenza, come spesso accade insomma, cioè l'incoerenza tra la sua idea di come dovevano essere i rapporti d'amore e in generale i rapporti con le altre persone, i rapporti carichi di affetti naturalmente, e quello che era il suo rapporto invece non soddisfacente, che la faceva soffrire con questo suo fidanzato. E nel momento in cui aveva visto questa contraddizione tra quello che lei voleva, quello che lei pensava, come definizione sua però, non di Platone diciamo, ma sua dell'amore, non si era più riconosciuta in questo rapporto e aveva capito perché la faceva soffrire. Era un rapporto molto travagliato, lei si sentiva molto, come dire, messa ai margini, non considerata, quasi usata, quasi utilizzata, diciamo, no? E però non riusciva a capire come, perché, cosa esattamente la facesse soffrire. E questo confronto per lei era stato estremamente chiarificatore. Io, come nessun counselor ovviamente, non avevo dato giudizi sul suo rapporto, né avevo minimamente mai pensato di poterla indirizzare verso una scelta, piuttosto la scelta spetta, se autentica, al consultante ovviamente. I understand. One last question. You describe in this case study, you describe the use of a text from Plato. So, is it common, is it better to use a text with a counselee? For you. Per me non è necessario sempre, però è un aspetto importante del counseling filosofico, può essere di grande aiuto, perché comunque un testo, come un film, come qualsiasi altro strumento di questo genere, consente al consultante anche uno sguardo quasi dall'esterno di se stesso, un confronto. Lo porta fuori da sé in qualche modo, gli consente di uscire e di guardarsi un po' dall'esterno, e lo sguardo esterno può essere di grande aiuto. Questa possibilità di entrare e uscire al tempo stesso gli può essere di grande aiuto e può oltretutto fargli fare un passo successivo, che è il passo di, come dire, che consiste nel comprendere meglio la propria visione ed eventualmente poi uscire da quella visione e sceglierne, costruirne un'altra, perché poi il processo deve andare, può andare, può uscire, come dire, allontanarsi dal singolo problema e procedere ulteriormente verso una trasformazione più generale. Questo non sempre è possibile, deve essere anche richiesto in qualche modo dal consultante, deve venire dal desiderio del consultante, che non è sempre chiaro neanche al consultante, ma con un buon rapporto questo può emergere effettivamente. Well, that is very interesting. I would say that in terms of Plato's allegory of the cave, for you the going out of the cave is not going to some absolute truth, but rather going to my truth. Esatto. Yes. Esatto, è proprio questo. Thank you very much, Edson. Grazie a te, Ran. Grazie.